Il giudizio è molto positivo perché il Partito Democratico e la lista sarà migliore, sono la seconda e la terza lista in città e il risultato su di me, quindi il voto sul sindaco, è molto importante e ci ha permesso di arrivare a ridosso addirittura del primo candidato che aveva oltre 2.000 voti di vantaggio dalle europee. E quindi è una partita aperta, ricordando però che si deve fare una campagna elettorale concreta e propositiva negli interessi esclusivi della città. Ecco, voi avete lavorato molto sulla questione, sui problemi, sul raccordo istituzionale che riuscite a realizzare con il governo della regione e il governo della nazione. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale piena di contenuti e proposte, portando Delrio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il presidente della regione, assessori regionali, perché crediamo che Bagheria si debba agganciare a questo trend nazionale che vede il PD, il partito di Renzi, oltre il 41%. Oggi è un ballottaggio contro chi ha una speranza di costruire qualcosa e chi invece demolisce tutto. Non ce lo possiamo permettere. Per questo io ringrazio tutti gli elettori, indipendentemente dal sindaco che hanno votato, e tutti i candidati, indipendentemente da dove si siano candidati, perché oggi è un grande elemento di coraggio quello di candidarsi e quello di contribuire alla propria città e mettere l'impegno per la propria città. Con loro noi dialogheremo, non farendo Ecco, apparentemente. la domanda, diciamo, spontanea. Apparentemente già qualche nuvola di polemica all'orizzonte. Ma guardi, dottor Gargano, nessuna polemica perché ho già dichiarato in un dibattito pubblico di qualche settimana fa che noi non faremo apparentamenti tecnici con nessuno. Se il nostro avversario inizia la campagna elettorale mentendo, sapendo di mentire, dicendo che noi sigliamo apparentamenti, è proprio la maniera più sbagliata. Parliamo delle cose concrete.